Benvenuti a questo nuovo appuntamento qui alla loggia del cammello in compagnia del mio padre a cui aprirò il microfono perché vedo che ce l'ha staccato, sperando che non ci sia troppo casino e soprattutto diamo il benvenuto a Corrado Malanga che... Visto che ha accettato il nostro invito, è automaticamente stato nominato Cammello Onorario. Quindi benvenuto Cammello. Grazie, grazie. Mi pesa un po' la seconda gobba. Ma eh sì, infatti credo che. Va bene, senti. Eh, come sai, come ti ho anticipato, questa non è la classica intervista, è proprio una chiacchierata tra amici. Ultimamente, poi sei scatenato sul web perché eh, ha, abbiamo notato, tra l'altro, sì, che si è creato molto clamore intorno a quel lavoro che hai fatto intorno alla piramide. No, a, direi, sopra, a sopra la piramide di Keynes. Dentro. dentro, ecco. E, e tra l'altro volevo chiederti, è stato presentato, se non ho capito male, come un paper scientifico, no? Quindi verrà rivisto dai pari? Già stato rivisto da i, i, i riferi, ma già stato rivisto e è stato accettato. Abbiamo avuto un referaggio di 6 più 1, 7 persone, tra cui i riferi scientifici che si intendono di radar, la apertura sintetica, egittologi e, e quant'altro. Ecco, gli egittologi mi sorprende molto. Gli egittologi come l'hanno presa? Eh, dunque, i riferi sono segreti, eh, quindi, noi non sappiamo in realtà chi sono, ma dalle loro risposte si chiarisce, si, si capisce chiaramente qual è il loro tipo di cultura. Almeno due di questi sette riferi, secondo me, erano egittologi e sono stati i riferi più buoni, cioè quelli che hanno detto: 'Il lavoro è perfetto, così non cambiate nulla perché va bene così'. Gli altri ci hanno fatto fare delle modifiche che noi abbiamo fatto e loro ce l'hanno accettato. Mm. E quindi, diciamo... questo parte della, de, della realtà scientifica. Oggi non si può più tornare indietro, quello che è stato detto è stato accettato. La, la, Va detto perché oggi sai che quando si parla di scienza qualcuno dice eh, la scienza con l'H. No, la scienza con l'H vuol dire che c'è il 75% di articoli scientifici che sono puramente merda ma c'è anche un 25% di articoli scientifici che sono estremamente validi. Ecco, io spero che questo nostro articolo rientri negli articoli scientifici validi, perché noi non avevamo nessun contatto con i riferi, non conosciamo l'editore, non sappiamo niente e quindi sostanzialmente non, siamo, non abbiamo avuto un, una, 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 eh, un corridoio preferenziale di raccomandazioni come succede nel 75% dei lavori finti e noi abbiamo proposto il nostro lavoro anzi prima di proporre il lavoro abbiamo scritto anche all'editore chiedendogli se la sua rivista non si sarebbe trovata in difficoltà nel eh, ricevere un lavoro del genere quindi siamo stati estremamente onesti mm. ah, stavo ridendo perché quando hai detto scienza con l'h mi è venuto in mente qualcosa potrebbe invece fare la famosa preparazione h <ride> eh. <ride> Vabbè, a qualcuno, a qualcuno farà senz'altro bene, ma e senti bene: per quel che riguarda gli ambienti scientifici, ok. La, dal punto di vista mediatico, parlo del media, dei media mainstream, invece, come è stata a tuo avviso la, la reazione? Se c'è stata. Dunque, noi abbiamo fatto una serie di. Eh, ci siamo resi conto che le cose che stavamo cercando e che abbiamo trovato erano estremamente impattanti. Quindi eh, abbiamo cercato di mantenere in questa prima parte un basso profilo, cioè eh, chi è stato avvisato? Il mondo scientifico mondiale sa che c'è questa cosa. Quindi noi ci siamo confrontati, perché abbiamo presentato questo lavoro all'EUSAR di Lipsia, quindi l'EUSAR di Lipsia è il congresso europeo quindi se volete mondiale di radar all'apertura sintetica che è la tecnica che noi abbiamo utilizzato dove c'era il Caltech, dove c'era la NASA dove c'era il Massachusetts University dove c'era il GOTA degli esperti mondiali di questa roba e Filippo Biondi che è il co-worker di questo lavoro importantissimo ha presentato questa, questa cosa e alla gente gli è cascata la mascella. Quello che si è visto è che sostanzialmente loro ti guardavano in modo incredulo, pensando: Porca puttana, perché non ci ho pensato io a fare questa cosa? Eh, però, è, beh beh, però è andata così, no? E come tutte le cose, e quindi il mondo scientifico di quel tipo di scienza conosce esattamente questa cosa. Si è immediatamente. Attivato perché eh, vuole saperne di più e le do... mm, e ora non entro in particolari, ma ci sono state delle. Mm, non, non voglio usare la pressione, l'espressione pressioni, ma eh, insomma mm, è capire come abbiamo fatto perché lo dico un'altra volta, il radar che è a più di 600 km di distanza, guarda all'interno della piramide come se fosse un cristallo, ma per fare questo bisogna usare i dati. I dati sono liberi, tu chiedi all'Agenzia Spaziale Europea o all'Agenzia Spaziale Italiana, che è il gestore dei satelliti, di poter eh, acquisire i dati per un progetto di ricerca. Loro accettano il progetto di ricerca e ti danno i dati. Tu prendi i dati, li metti nel computer, ma se non hai il software che ti sei fatto da solo, niente succede nulla cioè te devi sapere come elaborare i dati ecco noi abbiamo trovato Filippo devo dire Biondi che è uno degli esperti mondiali su questa cosa ha trovato, e che è uno che insegna all'università inglese questa roba ehm, ha trovato il trucco per ottenere quei dati che se non si conoscono quei trucchi lì quei dati lì non ti fruttano non ti danno i risultati precisi e dopodiché eh, la polemica è, 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 è scaturita. Ma chi è che ha polemizzato? questa è una cosa che mi fa ridere. Ha polemizzato i terapiatisti. perché? che io chi ci avrebbe mai pensato no? terapiatista. ma scherzi vero, i terapiatisti perché? perché noi abbiamo usato i satelliti ma siccome per i terapiatisti i satelliti non esiste allora loro vero. sono scatenati come un a non, non pensarci subito ma io non ci avevo nemmeno pensato il terapiatista, no? il terapiatista. Ecco. ma eh, mi ne domandavo ne eh. Eh, se Uh, appunto, una delle critiche potrebbe essere stata: eh, Ma il software noi non sappiamo come è stato scritto. Come facciamo a sapere se questo software è affidabile, eccetera? Cioè, vi sono state rivolte osservazioni, se non addirittura critiche di questo tipo? No, i Riferi hanno fatto delle, delle eh, domande, ma noi abbiamo risposto. C'è stato qualcuno che ha anche voluto il software e noi gli abbiamo eh. detto col cazzo che te lo diamo ecco! volevo capire volevo perché, proprio capire questo perché la gente con quel software lì ci vuole fare i soldi invece noi con quel software lì ci vogliamo uh, fare un'altra cosa cioè dare alla gente l'informazione di quello che sta succedendo mi sembra un nobile scopo un nobile intento è per questo che ho fatto testamento prima di pubblicare il lavoro sì, l'ho sentito, l'ho sentito. Lo... lo dico perché la gente non ci crede, invece è la realtà, perché io so che quella cosa lì è una cosa molto geopoliticamente parlando complicata, complessa, e quindi sappiate che io lo ridico, non mi impicco. Sì, no, eh, chiunque abbia un, un po' di sale in zucca capisce che avete fatto un lavoro potenzialmente dirompente. dirompente la la, la... Va detta anche un'altra cosa, che questo è un lavoro solo all'inizio, che deve essere eh, eh, sicuramente eh, approfondito, sia nella tecnica, perché la tecnica noi abbiamo usato determinate cose, ehm, nel... ora non voglio entrare in dettagli come la trasformata di Fourier, insomma, si, si usano queste cose. Però eh, si possono usare altre metodologie, si possono usare altre tipologie di satelliti. Noi abbiamo avuto una risoluzione, soprattutto su, di, mi sembra di ricordare ora vado a braccio Tranquillo. Su, sugli oggetti che noi vediamo e che ricostruiamo all'interno del nostro modello. Con un altro satellite più evoluto possiamo scendere a 5 centimetri. Quindi possiamo vedere gli sputi di, di Tutankhamen per terra, capito, Nel, nella, nella, nella piramide. E questo crea, crea dei problemi, perché questa tecnica permette, per esempio, di avere informazioni sulla natura dei vulcani. Filippo ci aveva pubblicato già un lavoro su questo, guardando all'interno del, del Vesuvio, eh, riuscendo ad arrivare fino a tre chilometri sottoterra, guardando, grosso modo, come erano fatte le camere che non si chiamano camere di combustione, come mi è già stato detto. In cui c'è camere magmatiche, va ma detto così, ma io non sono un esperto di, di geologia quindi, e quindi. E, e, e quindi, per esempio, da quel punto di vista lì, per prevedere le eventuali eruzioni in futuro sarebbe. Un... Infatti, stavo pensando ah, proprio a questo: un'applicazione un importantissima potrebbe essere proprio la prevenzione sì. cioè, a uso della protezione civile. Perfetto. Che ne so adesso, non lo so. Il problema è che questa tecnica ci guardi anche nell'area 51. È lì, il problema. Eh, lo sappiamo. è lì il problema. Noi non abbiamo nessuna intenzione di guardarci nell'area 51 perché non ce ne può fregare di meno. A noi ci interessa la cultura, ci interessa capire le cose che non abbiamo capito. Noi già lo sappiamo che nell'area 51 c'è dei troiai alieni e militari americani. Non c'è bisogno di spendere tempo nel ricercare dove sta il marciume di questo universo. Noi andiamo a cercare invece, in questo contesto, cose che non sappiamo e che possono essere utili, come andare a mettere le mani nella marmellata della vera storia di questo pianeta. Bravo. Faremo incazzare altre persone, ma i militari stiano tranquilli, non ce ne frega niente delle loro stupidaggini. Come si dice, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare, giusto? Va bene, eh, io avevo un'altra un tematica da, sì. da sottoporti. Ma sì. prima mi sembra giusto cedere la parola anche al all'altro cammello. Andrea, fare... C'è qualcosa che vuoi chiedere a Corrado su cui vorresti dei lumi? Ma, eh, personalmente, in, in diretta, no, perché tanto le domande che dovevo fare le ho già fatte da tempo al buon Corrado. Eh, sinceramente, mi stavo divertendo a leggere i commenti. Sono più uh, verso i miei capelli questa sera che li distrae sì. che verso ciò che sta dicendo Corrado, che è molto importante, molto, molto interessante tra l'altro, come sempre. E chiaramente quello che sta dicendo è qualcosa di storico: perché oggi, eh sì. oggi che noi lo sentiamo per la prima volta, eh, non riusciamo a dargli il giusto peso, forse, o la maggior parte delle persone non riescono a dare il giusto peso. Ma quello che ha fatto Corrado, e ci tengo a sottolinearlo, è un qualcosa che rimarrà nella storia, nella storia di questa umanità. Non nella storia degli italiani, nella sì, storia no, di un Padovano. Cioè, noi abbiamo e... avuto fortuna, abbiamo avuto fortuna. E sa, la fortuna nasce dal fatto che io, più di un anno fa, ho scritto un libro sulla piramide di Cheope. Mai mi sarei immaginato di scrivere un libro sulla piramide di Cheope, no? questo va detto ma gli eventi e il caso che non esiste mi hanno portato in quella direzione quindi mi è venuta l'idea che la piramide di Cheope potesse essere una macchina che servisse sostanzialmente che funzionava con l'aria quindi col vento, con l'acqua con la pietra eh, quindi sono gli elementi alchemici degli antichi terra, aria, fuoco, acqua queste cose qua per Ringiovanire il faraone per non farlo morire. Questo è quello che c'è scritto nel libro sostanzialmente. L'idea è stata quella di dire: vogliamo verificare se c'è una tecnica per andare a vedere se la piramide è effettivamente una macchina che ha una sua vibrazione, che vibra a una certa frequenza. E così l'idea era quella di partenza, cioè utilizzare il radar che avrebbe attraverso un segnale elettromagnetico, quindi fotonico, trasformato questo segnale fotonico, questa informazione, in realtà in una informazione fononica, cioè una vibrazione. Acustica. Ecco, questa è stata la cosa che noi abbiamo fatto per la prima volta nel mondo, nel mondo, non l'ha mai fatta nessuno e ci siamo resi conto che il punto, quello che volevamo ottenere non si poteva ottenere. Perché? Perché avremmo avuto delle informazioni sbagliate, in quanto. La piramide si è modificata nel tempo. Una volta era, era tutta liscia fuori, si vedeva dallo spazio come se fosse un cristallo. Eh, ora, però, con i pezzi esterni della piramide di Cheope, il cui vero nome è Cnum Khufu, cioè colui che è protetto da Cnum. Questo vuol dire Cnum Khufu, eh, e Cnum è uno dei faraoni principali dei, antichi, antichissimi il dio Knum è colui che nella casa della vita sposta il Ba, cioè l'anima da un contenitore all'altro e non dico altro da questo punto di vista ecco, volevamo ottenere la vibrazione, ma questa non si poteva ottenere questo oggetto infatti era stato distrutto praticamente dagli abitanti del Cairo che avevano preso negli ultimi 2000 anni i pezzi della piramide per costruirsi in casa loro, certo. sostanzialmente funzionava così, cioè un po' come a Napoli, no? Eh. <ride> non è che c'è tanto bisogno di tornare indietro, cioè c'è bisogno di un pezzo di roba, quello lì ce l'ha, non lo usano più da migliaia di anni, lo stacco, me lo porto a casa. Ecco, e quindi la piramide non è più quella di una volta e quindi la sua vibrazione come blocco eh, generatore di vibrazioni sicuramente c'è, ma ora è cambiata, non è più quella di una volta. Quello che abbiamo, allora il nostro progetto è nel frattempo cambiato. Perché mentre stavamo guardando la piramide da fuori, ci siamo accorti che con qualche trucco potevamo guardarla anche dentro e lì si è aperto un mondo. È andata così la cosa. Sì, eh... mi stava venendo in mente una cosa. È la serata è, delle oh, amiche. Ma oh, è andata così. È una cosa che ormai sappiamo. È... E tra l'altro su Nexus ci sono state varie anticipazioni su questo che sta scoprendo che ha scoperto e che sta scoprendo Corrado Beh, abbiamo, abbiamo molti indizi abbiamo molti Tutti indizi sì. e molte anticipazioni serviva Ma... l'upgrade tecnologico per arrivare alle conferme scientifiche inequivocabili. Sì. sì. In sì sì, in questo eh, voglio dire semplicemente questo perché c'è anche una, una sottoimportanza di questa cosa. Sì, noi abbiamo trovato questo, questo, questo e quest'altro, benissimo. C'è però un altro aspetto fondamentale della cosa. Una delle cose che abbiamo scoperto, di cui sicuramente eh, nelle prossime conferenze parlerò, è che il signor Zakiawas ha mentito mm. sapendo di mentire, e questa cosa io gliela rinfaccerò fino a che vivo. E mostrerò nelle prossime conferenze dove lui ha mentito sapendo di mentire e lo farò con le prove. Quindi ci dobbiamo chiedere perché Zachia Was, che sostanzialmente era pagato dalla CIA, come lui stesso ha detto, prima di andare in pensione, ringrazio la CIA Grazie. per il supporto che ci ha dato, prima di andare, cioè, nell'istante in cui andava in pensione, e allora ci si chiede, ma perché Zachia Was... E ringrazia la scia eh, cioè siamo out of mind direbbe qualcuno e allora ci si rende conto che poi Zacchiawaz ha studiato negli Stati Uniti eh, noi sappiamo io sono sostanzialmente mi si perdoni un anti americano sviscerale no perché ce l'ho con gli americani no per carità gli americani l'85% degli americani sono sostanzialmente analfabeti e questo non lo dico io ma lo dice la statistica quindi perché avercela con un popolo di analfabeti anzi noi che stiamo copiando gli americani stiamo diventando attualmente analfabeti come loro quindi non è questo il problema il problema è che la politica americana è una politica invasiva se non ci fossero gli americani il 95% delle guerre su questo pianeta non ci sarebbe questo va chiarito subito ecco perché io sono poi anche un promotore di Fuori dalla Nato. Eh? Fuori dalla Nato, fuori dalle palle. Gli americani le... che vogliono esportare la democrazia sulla Luna e la, espo... la vogliono esportare agli alieni. Se la tengano loro la loro democrazia, noi abbiamo la nostra cultura, che è quella che viene dai greci, che è quella che viene dai turchi, che è quella che viene dagli egizi, che è quella che viene dalla Valle dell'Indo, e quindi ce ne fotti una mazza a noi degli americani. Questo deve essere chiaro, eh? ecco, da questo punto di vista. Zachiawaschi ha avuto il supporto della CIA, forse si capisce, perché noi non dobbiamo capire che cosa è successo nell'antichità, perché comprendere le nostre origini vorrebbe dire capire che nell'antichità noi avevamo conoscenze che oggi abbiamo perso. E, è quali sono... e' bravo. E quali sono le conoscenze che noi non dobbiamo ricordare? Sono il fatto che noi... Attraverso macchine come la pietra, l'acqua e l'aria, noi riuscivamo a lavorare sulla nostra parte animica, la nostra parte mentale, la nostra parte spirituale, che sono componenti con coscienza che hanno frequenze particolari che possono essere manipolate. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che nell'istante in cui uno capisce questo. Capisci anche che le tre parti, anima, mente e spirito, possono essere riunificati in una coscienza unica, come eravamo all'inizio dell'universo. E nell'istante te li immagini in cui gli esseri umani, gli italiani, diventano, tornano, eh, si ricordano di essere loro, i creatori dell'universo. Te li immagini, Mario Draghi? Ho fatto un gesto significativo, no? Ora aspettiamo ma. cosa fa la Meloni, ma intanto per Mario Draghi e su questo non c'è dubbio. Ecco, questo uh. è il problema. Quindi noi ora sappiamo che la massoneria, cioè quella cosa che comanda, non voleva che noi capissimo cosa c'era dentro la piramide, perché comprendere quelle strutture lì vuol dire darsi anche una spiegazione: ma perché dentro lì c'è quella roba lì? E la risposta nostra è. In attesa di un'altra risposta, vi dovete tenere la nostra come c'è scritto nel lavoro scientifico perché c'è scritto così. E i riferi, quella cosa l'hanno approvata. I riferi hanno approvato che la nostra ipotesi di lavoro è un'ipotesi scientificamente valida. E noi cosa diciamo nel lavoro? Guardate che questi conoscevano le vibrazioni, sapevano che cos'era la fisica delle vibrazioni e secondo noi la usavano per scopi religiosi, c'è cioè scritto, tra virgolette. Però la nota numero 16 del lavoro rimanda al mio libro, dove c'è scritto, gli antichi egizi, o quelli che erano, staccavano la parte animica di un povero disgraziato, la ficcavano nel faraone per farlo rivivere, per dargli energia, e poi la rimettevano nel contenitore originale. In qualche modo, passando questo lavoro, inconsapevolmente il mondo scientifico ha fatto passare la mia ipotesi di lavoro che diventa un'ipotesi valida i massoni che mi stanno rompendo i coglioni da anni ora non possono più dire sostanzialmente che le mie teorie sono teorie inventate e lo dicono perché loro vogliono che noi non si capisca questa cosa, perché il problema della massoneria è legato al l'agnosia per pochi, per pochi eletti noi siamo gli eletti, gli altri il popolo fa un culo questa è la massoneria. Ora i massoni mi diranno: no, non è così. Invece è proprio così perché, se uno va a studiare la massoneria nella storia, scopre questo. Ora è chiaro che ci sono quei poveri disgraziati che si iscrivono alla massoneria semplicemente per avere un appalto in più e per fare più soldi e per succhiare l'energia agli esseri umani poveracci come noi. Io, una delle cose che devo dire è io non sarò mai un capo di Stato, io non mi interesserò mai di queste cose, ma se fossi capo di Stato, la prima cosa che faccio è un calcio nel culo alla massoneria, perché l'Italia è stata fondata sulla massoneria e le, questa è la cosa peggiore che si possa immaginare sulla faccia della terra. C'è la massoneria buona, c'è la massoneria cattiva, ma quale massoneria buona? I servizi segreti deviati. Non ci sono i servizi segreti deviati, ci sono i servizi segreti. Via, noi non abbiamo bisogno di nessun servizio segreto questa è la cosa più fondamentale noi non abbiamo bisogno di fare la guerra a nessuno quindi ci serve a noi il, un, un F-35 che costa ma... 14 miliardi e che cazzo me ne faccio io dell'F-35 che, no, io, no, che, fu che, funzionasse, che funzionasse funzionasse funziona almeno funzionasse oh, e ma non funziona è il più grande bidone della storia dell'industria militare no, ma no, ci sono stati dei bidoni peggiori che mi sembra che un altro sia il G222, però... No, lì... il G222, per quel che ne so io, un po' l'altro ancora funziona, ancora vola. Sì. No, il G222, anzi, se, per quel che ne so io, poi se tu hai altre... Per quel che ne so io, lo conosco bene perché tra l'altro quando io mi stavo congedando, stava entrando in servizio. Ma il G222 è, è, un, è stato un progetto così valido. Che addirittura praticamente lo produce la Lockheed eh, col nome di Spartan, Spartan, eh, eh, cioè praticamente ne hanno fatto una versione che non si chiama più G222, ma si chiama C, non mi ricordo come. Eh, quindi, un prodotto italiano che è stato preso e acquistato dagli americani, tanto era valido. Sì. E Comunque, a parte questo, eh... sì, e si e apre me... una parentesi sugli scandali che ci furono. Ora, i giovani non se lo ricordano. Mi sembra che fossimo al tempo di Rumor, dove c'erano delle bustarelle incredibili sul fatto sì. che noi dovevamo comprare questi aerei. Che poi in, in realtà, insomma, c'è della gente che ci ha guadagnato tanto lì sopra. Sì, Io mi sono lanciato eh... la G2522, Tom, quindi. Tu ti congedavi che stava entrando in servizio il G222, io entravo in servizio e mi sono lanciato dal G222 come sì. da G130 e come dall'elicottero e via così. Quindi eh, tra l'altro sì. nel deserto ho fatto vari tipi di lancio nel deserto del Burkina Sì, non comunque è una cosa che farlo. pochi sanno, eh, perché, a meno che tu non sia appassionato come il sottoscritto di aviazione, cioè il G222 è un bimotore bi turboelica da trasporto. Credo che sia l'unico al mondo, e questo dimostra che cazzo come, come fanno le cose gli italiani quando ci si mettono, non ce n'è per nessuno. Tom, ma è quel qualcosa di grattante col microfono. Ah, forse è un collo che è qualcosa che gacchia e risuona okay, molto. Ok, scusatemi. Ehm... Mm. Il G222 è l'unico aereo di quella stazza da trasporto in grado di fare il looping. Non so se ci rendiamo conto. Che è una manovra acrobatica complessa, cioè, certo. Cioè, Cristo santo. Comunque, a parte questo, eh, volevo fare un appunto perché, eh, perché penso che ti avranno fatto due palle così anche a te, Corrado, per questa storia che adesso ti dirò: d'altra parte è. Eh, una delle tematiche su cui mi sono più interessato e su cui sto facendo ricerche ormai da diversi anni e mi riferisco all'enigma se vogliamo chiamarlo così della grande tartaria che è veramente molto affascinante e tra l'altro il lavoro che hai fatto con la grande piramide nell'ambito della ricerca sulla grande tartaria sarebbe proprio come il cazzo sui maccheroni ma lasciamo perdere quello che mi ha colpito non nella mia ricerca cazzo. Sì, so. eh? ok per il momento lasciamo perdere, poi sì, assolutamente... Approfondiremo... Certo. No, no, ma non volevo, quello che volevo dire non era, era riferito al fatto che la mia ricerca sulla Grande Tartaria mi ha mostrato o mi ha fornito evidenze praticamente inoppugnabili del ruolo fondamentale della cosiddetta massoneria nell'insabbiare nel, nel, nell tutta quella storia lì. Ma peggio, più che insabbiare una storia nel promuovere e nel cancellare proprio anche tecnologie che fino a un secolo e mezzo fa c'erano, erano in tutte le città d'Europa e che adesso non ci sono più, di cui abbiamo perso il ricordo e anche se ci sono, alcuni resti sono davanti a noi. E, e, e guarda caso sono tecnologie eh, relative appunto all'energia, alla luce all'uso dell'energia per, 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 per i vari utilizzi che utilizziamo anche oggi, ma ehm, quello che secondo me è interessante è che tutta, per, io sto dicendo quello che ho capito io in base alle ricerche che ho fatto, ma eh, il cuore della conoscenza, della scienza della cosiddetta grande tartaria era il suono, le vibrazioni. Sì. L'uso allora, degli organi, per esempio, c'è tutta una storia veramente affascinante che riguarda gli organi, quelli che adesso conosciamo, gli organi da chiesa, che venivano usati per scopi di tutt'altra natura, in realtà. È una storia veramente affascinante, ma non voglio dilungarmi. Era solo per dire che il ruolo eh, della massoneria nel cancellare pervicacemente tutta la memoria che riguarda questa tematica è, è stato. Incredibile, cioè, ci sono anche dei filmati d'epoca girati nei primi anni del Novecento che mostrano questi. Che proprio, vabbè, è una storia lunga e non siamo qua per è una parlare storia di storia lunga. Ma la cosa che poi un giorno magari ci, mi interesserò anche di questa cosa approfonditamente, perché tanta gente mi chiede eh, di interessarmi di questa cosa, ma io purtroppo non, non posso non, interessarmi. Non ci si può interessare di tutto. Eh, al giorno Tu eh, non puoi lavorare, però, eh. però, Grazie. ecco. L'aspetto eh, fondamentale ci sono due aspetti fondamentali di tutta questa storia. Uno è dove c'è fumo, c'è sempre un po' d'arrosto. Questa è una, una cosa fondamentale. Poi, quando c'è qualcuno che ti vuole nascondere qualcosa, allora vai lì a vedere perché lì vale la pena di andare a vedere. Se c'è qualcuno che ti vuole nascondere qualcosa, è perché lui vive nel mondo della bugia e il mondo della bugia, che non è un mondo entropico, quindi va contro la coscienza. Eh, c'è un motivo, un motivo che uno non vuole far vedere agli altri cosa lui sa. Eh, e questo è sempre qualcosa di estremamente negativo. Quindi il fatto che, per esempio, i nostri politici non ci vogliono raccontare le cose, il fatto che uno Stato come l'Italia abbia bisogno di un servizio segreto, non, non ha un minimo di senso coscienziale. Eh, sì, io capisco quelli dei servizi che in questo momento mi sentono che dicono ma questo non sa nulla della politica, della geopolitica. Io posso dire una cosa fondamentale, che la gente casca in una trappola, casca nella trappola di pensare che noi abbiamo bisogno di un servizio segreto perché gli altri hanno i servizi segreti. No, noi dovremmo essere in grado di costruire l'Italia sulla base della coscienza, della consapevolezza e della... Ehm, Mm. E quindi l'unica cosa è prendere il nostro Parlamento a livello totale e eliminarli tutti. And andate a casa, bravi, grazie. Ci avete servito finora? Tutti a casa, vi diamo la pensione 17.000 euro per tutta la vita, ma non rompete più i coglioni e costruiamo su questa base una Italia completamente nuova, un'Italia che non solo sarà fuori dalla NATO, ma sarà fuori dalla Unità Europea, dalla Comunità Europea, che ci avrà una moneta sua, eh, è un'Italia che non avrà bisogno neanche di un esercito, perché nessuno farà la guerra all'Italia, eh, perché questo vorrebbe dire, perché noi siamo automaticamente difesi da tutti coloro che sono contrari a quelli che ci invadono. Siamo autodifesi in automatico e la trasformazione del nostro esercito, della nostra aeronautica, della nostra marina militare in protezione civile sarebbe una cosa meravigliosa che andrebbe fatta in cinque minuti. Con i soldi che noi prendiamo alla mafia, portiamo via tutti i soldi alla mafia e li reinvestiamo nel pagare tutti i debiti che abbiamo con l'estero. Sapete che non vogliono. Eh, i nostri eh, partner che noi gli si paghi i debiti. non Obvio. voglio. Noi dobbiamo rimanere debitori. Noi invece gli si paga. No? I mafiosi diranno, eh no, ma ci vogliono dei processi perché mi prendete questa casa, mi prendete questo terreno, ma poi prima ci vuole il processo. Benissimo, prima ti prendo il terreno, poi se c'è il caso te lo restituisco fra 50 anni, con i tempi della legge. Che problema c'è? Io farei così e Fare, eh, ristrutturerei la scuola, la scuola che è stata una schifezza totale negli ultimi 25 anni la scuola italiana noi abbiamo gente in Italia so, parliamo solo della Toscana eh, Fibonacci eh, Leonardo Galileo eh, 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 Enrico Fermi Alessandro ha fatto Volta male, poverino eh, non ci sarebbe il motore elettrico se non fosse stato inventato e studiato in Toscana, manco ci asciugheremmo più i capelli, eh, capito? Eh, non... È un esempio, un, un elenco infinito, Corrado. Un elenco infinito. Allora, e poi ci sono stati i nostri imprenditori, eh, Olivetti, Ferrari, eh, gente che ha saputo lavorare. E ha creato l'italia è stata la terza potenza al mondo a mettere un satellite in orbita pensate prima la russia lo sputnik poi gli americani e poi l'italia col generale broglio questo lo devo dire perché la gente non se lo ricorda più con la piattaforma di malindi che poi i francesi ci hanno in qualche modo scippato come al solito con la guyana francese no ecco allora questo dipende anche dal fatto che i politici italiani sicuramente negli ultimi 30-40 anni sono stati sovvenzionati e pagati dagli americani e dagli inglesi, che non volevano che noi rimanessimo quella che allora era la quarta potenza mondiale, ma prima o poi sarebbe arrivata la terza. Eh? Certo, quindi era già, in... era già in, sulla strada giusta. E tra l'altro ti ricordo che eh, sì, americani, inglesi, ma vogliamo parlare dell'esorbitante numero di legion d'onore di cui sono insinuiti molti dei nostri parlamentari? Per chissà stava... quale motivo. Certamente, ma voi allora eh, vi ricorderete eh, quando il Movimento 5 Stelle non si era ancora sputtanato e che diceva giustamente che i... Francesi avevano degli interessi economici sporchi in Africa, quindi il, 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 la moneta francese che vincolava praticamente gli interessi degli africani a rimanere sempre poveri. E questo disse e il, 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 subito il. Qualcuno in Europa si incazzò perché questa cosa venne fuori e il buon Fabio Fazio una settimana dopo andò a leccare il culo al presidente francese facendogli un'intervista in diretta sulla Rai per dirgli che noi in fondo eravamo buoni, che gli volevamo tanto bene e che lui era bravo. Cioè, vi rendete conto della pochezza di Fabio Fazio che in trasmissione fa una puttana, accetta di fare una stronzata del genere. E questo lo dico anche perché in questo contesto c'è da dire un'altra cosa. Che la televisione, la RAI, ormai non la guarda più nessuno. Gli altri stanno cominciando a vedere la nostra trasmissione in questo istante dove si dicono le cose che devono essere dette. E questa è una cosa fondamentale che va rivalutata perché in questo contesto. Questa, questa piattaforma, che purtroppo è YouTube ed è ancora in mano al eh nemico, è, è quella che dice, se vuole, le cose che deve dire. Eh, è fondamentale quindi comprendere come uno strumento del potere scappa sovente di mano al potere che se lo fa sgusciare come l'effetto banana. Eh, quando ti apri una banana fai così che la banana si schizza fuori. Eh, e, e perché? Perché l'entropia ha una sua funzione. L'entropia dice che l'universo deve andare in quella direzione. Quindi chi comanda, chi vuole sottomettere il popolo non ce la farà. Perché gli scapperanno di mano gli strumenti. Questa è una cosa che va presa in considerazione secondo il mio modesto punto di vista. Eh. Non è un punto di vista, basta vedere internet, che cosa è, ma soprattutto su come è nato. Era un sistema militare ARPANET che serviva, insomma... A... e che giustamente i militari hanno pensato di utilizzare per poter controllare le nostre dichiarazioni. Esatto. Eh? Eh, questo ha a che fare anche col concetto di consapevolezza. Cioè, se te sei consapevole, sei cosciente, hai capito che non è la tecnologia che ti fa alzare il livello di consapevolezza, ma è la consapevolezza stessa. Cioè... Quando vengono gli alieni che hanno la macchina volante importante, che hanno il raggio distruttore, che hanno la tecnologia, eccetera, eccetera, ma sono dei poveri di spirito, noi ci rimaniamo a colazione, gli alieni. Questa è la gente ancora non l'ha capito. No, l'alieno, come te ti stai, eh, hai la presunzione di essere all'altezza dell'alieno? No, io sono superiore all'alieno, superiore per consapevolezza. L'alieno è rimasto coglione ha creduto e crede tuttora di poterci governare attraverso i suoi scagnozzi. Te lo ricordi, Mario Draghi, di cui si stava parlando prima? Ecco, cioè, quando lo vedi, lo vedi e dici, ma questo qui non gli do cinque lire. Interroghiamo, lo vediamo se sa qualcosa. Vada alla lavagna, Mario Draghi, Vada, mi parli di un, di un argomento a piacere. E lì ti, cioè, cosa dici? Lo guardi cioè, poverino. Mario Draghi ha fatto una... Tesi con un grande economista che si chiamava Caffè, Caffè. che era sostanzialmente una tesi contro l'euro, contro l'Europa unita, un'Europa commercialmente costruita. Sette, otto mesi dopo aveva cambiato idea. Poi, quando è stato su una certa barchetta inglese della regina eh? d'Inghilterra, in quell'istante. Lui e un, cioè un altro signore che è lo Zelensky italiano, che ora si chiama Beppe Grillo, Io. hanno cambiato in qualche modo, hanno costruito gli eventi che hanno portato poi l'Italia a finire nella merda. Però sostanzialmente l'entropia ci aiuta sempre perché è vero che gli italiani sono parecchio, parecchio, parecchio ignoranti, capiscono poco, ma... Ehm, ma questo secondo me è eh, qualcosa che alla lunga si ritorcerà contro lo stesso potere perché una massa di coglioni che per esempio eh, si fa un, una cosa qui eh, eh, è quella che quando va al supermercato e non trova da mangiare e vuol comprare un, 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 un una confezione di, di, di pasta per i propri figli e non c'è, allora scopre che forse ha calcolato male le, le proprie azioni e allora dopo si rincazza perché è un gruppo di pecoroni che si sbanda a destra e a sinistra e allora a quel punto inconsapevolmente te l'immagini un gruppo di ehm, 95% di vaccinati che corre sul Palazzo Chigi e lo rade al suolo quello è quello che succederà e, e chi c'è dentro c'è dentro eh? ora il cerino ce l'ha in mano l'uomo nuovo, nuovo della democrazia italiana l'uomo no, nuovo della democrazia italiana tra l'altro a sentirti appunto fare questa affermazione mi viene in mente una famosa profezia attribuita a Rasputin che se la conosci la notte dell'uomo bruciato mm. a cercare io e lei la, sono... ah, la, la conosci sicuramente, sicuramente. Vabbè. non so se la, conosci. Se, la allora... conosci se non la conosci conoscila comunque <ride> eh, è tira. È tira. allora visto che stiamo parlando di entropia di consapevolezza eccetera io qualche mese fa mi sono letto trilogia della coscienza che tra l'altro appunto poi era basato anche su tre libri precedenti di cui ne avevo letti almeno due. Quindi è stata una rilettura interessante. È un sì. libro che, tra l'altro, mi sento di consigliare a chiunque, anche se la parte eh, tecnica è piuttosto ostica per chi non mastica certi linguaggi, formule, eccetera. Però, grazie a Dio, è soltanto mh, complementare a, ai fini della narrazione eh, di, di questa trilogia. Sì. Quindi... Sì. Quello che ti chiedo è Corrado, mh, visto che in quest'opera e anche in altre tu affronti la questione del famoso uno di cui parla, no? Siamo tutti uno, ma soprattutto secondo me eh, hai, hai, hai dato una interpretazione magnifica al significato della, della, della tri della. Eh, della tri non della trilogia, della, della trinità, scusa non mi veniva la trilogia, veniva di... trinità. Trinità. quindi trinità. mi piacerebbe che tu sì. ehm, raccontassi nei termini più semplici possibili, a beneficio di chi ci sta ascoltando, il concetto della trinità e il concetto dell'unità. Sì, 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 certo, allora eh, ehm, premetto subito, premessa velocissima, che um, questi concetti dell'uno, del due e del tre sono nel mito e quindi nella vera storia dell'umanità e eh, per esempio nelle stanze di Zian c'è cioè scritto come nasce l'universo, stanze di Zian che è un libretto scritto dalla Madame Blavatsky in situazioni, non so, di veggenza, um, ne, ne potremmo parlare ci vorrebbero due puntate solo per questa cosa qua. Um, Dall'1 nasce il 2 e l'1 e il 2 insieme costruiscono il 3. Allora l'universo è basato su dei numeri, ma questi numeri, che sono numeri semplici, cosa sono? Sono l'1, sono il 2 o sono il 3? Cioè c'è l'unità della coscienza, che è il tutto, come direbbero gli olistici. Poi c'è il 2, la dualità che noi viviamo tutti i giorni: buono, cattivo, acceso, spento, pieno, vuoto, Ehm. ehm il nostro cervello funziona in modo duale. Se io devo decidere tra tre ragazze, scelgo tra la prima e la seconda, tra la prima e la terza e tra la seconda e la terza. Cioè faccio tre dualità. Questo il mio cervello fa. Funziona così. Eh, le, le, le cellule si dividono in due, non in tre. Le reazioni chimiche sono ur o, o, um, 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 urti bimolecolari. Non esiste un urto monomolecolare. No? Esiste magari una reazione che si spacca in due, ecco. ma tre molecole insieme non esiste, non c'è. Quindi c'è questa dualità in tutto l'universo. Lo stesso universo è stato identificato come sostanzialmente mh, da alcuni eh, scienziati come una specie di computer. E perché hanno pensato a questa ipotesi di lavoro? In parte vera, in parte falsa, secondo me. Perché hanno visto che c'è tutto basato sullo zero, sull'uno più e meno uno, cioè su, una, su un sistema duale. Però, in realtà, a un certo punto nel mito compare la Trinità, compare non solo nel Cattolicesimo, ovviamente, che è l'ultima ruota del carro, sostanzialmente delle antiche leggende, perché Shiva, Vishnu, eh, sono ancora duali ma nel mezzo c'è Brahma e c'è Brahman che ha costruito Brahma da cui viene Shiva e Vishnu allora questa trinità da dove viene fuori? che rapporto c'è tra il 3 e il 2? perché il rapporto tra il 2 e l'1 è chiaro l'1 si è diviso in due per acquisire la consapevolezza dell'unica cosa che l'1 non sa cosa vuol dire essere due? Cosa vuol dire essere due? Vuol dire, cosa vuol dire cominciare una cosa. Cosa vuol dire finirla? Così come cosa vuol dire nascere? Cosa vuol dire, dopo aver vissuto, morire? Eh, cosa vuol dire far passare la corrente in un filo elettrico? E cosa vuol dire farla passare in senso contrario? Eh, questa è la dualità. Quindi la dualità... Sì, C'è anche un teorema di, 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 di matematica che si chiama teorema della dualità forte che dice... Se io ho un problema primale, primale vuol dire che c'è una cosa sola che sto analizzando e la soluzione di questo problema primale non la conosco, esisterà sicuramente un problema duale che corrisponde al problema primale e la soluzione del problema duale è la stessa del problema primale, detta in termini coscienziali. Noi non abbiamo possibilità di arrivare al ricordo della coscienza perché la coscienza è fuori. Dallo spazio, dal tempo e dall'energia e che sono le misure che noi abbiamo per poter misurare le cose, però la dualità ha creato l'universo virtuale in cui c'è spazio, tempo ed energia. Allora analizziamo il problema duale, analizziamo il problema della coscienza che si è divisa in due coscienze per fare l'esperienza della dualità. Diamo una soluzione a questo problema e avremo anche solu la soluzione del problema primale, cioè avremo capito perché le due coscienze. In realtà sono i figli di una coscienza unica che c'era all'inizio. E che rapporto c'è tra il duale e il tre? Il tre da dove viene? Ma brahma, che è la parte centrale. Eh, noi parliamo spesso di anima, mente e spirito. Lobo destro, lobo sinistro, corpo calloso. Vedi che ci sono, c'è. Un aspetto della trinità, spazio, tempo ed energia e lo spazio è diviso in x, y, z, cioè l'universo che per la scienza moderna è un ologramma. Beh, bisogna sapere che l'ologramma ha una matematica tridimensionale. Eh, nei... Questo si vedeva anche nell'antico mito della trimurti. Trimurti cosa vuol dire? Tripla immagine. Pensate, gli antichi indiani, reinterpretati sulla base della eh, cosmologia moderna, sapevano che c'era un universo olografico fatto da tre cose che apparivano, che era la Trimurti, la tripla immagine del sé. E potremmo andare avanti così. Il tre come si concilia con il due? Allora, il 3 è un'immagine sfalzata del 2, perché qui interviene una cosa che si chiama teorema di Shannon. Vedete, la matematica, la fisica, eh, la statistica, se opportunamente interpretate, ci fanno capire come è fatto il mondo. Allora, guardate, voi siete eh, per la strada e c'è una macchina che passa. La macchina è ferma, poi comincia a muoversi, un'automobile. Voi guardate i cerchioni. Il cerchione all'inizio è fermo, poi comincia a girare su se stesso. A un certo punto la macchina prende il via e il cerchione sembra a un certo punto fermo. E quando la macchina aumenta di velocità, addirittura per un istante sembra che il cerchione giri in senso contrario. Cosa sta succedendo? Il teorema di Shannon te lo dice. Quando tu stai analizzando un fenomeno che ha una certa frequenza, di rotazione in questo caso, tu il tuo occhio fa delle fotografie, tu tu tu, 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 tu e fotografa la ruota che si muove per analizzare questo fenomeno. Shannon dice che ci, il tuo occhio deve avere una frequenza doppia della frequenza a cui il fenomeno fisico che stai analizzando si muove, se no, non vedi una mazza. Nell'istante, infatti, in cui a te ti sembra che la ruota sia ferma mentre la macchina si muove, il tuo occhio, che fa una fotografia ogni ventesimo di secondo, ha la stessa frequenza della rotazione della ruota. Quindi la ruota è all'inizio così. Il secondo fotogramma, la ruota ha fatto un giro completo. Tu fotografi la seconda fotografia e vedi che tra la prima e la seconda fotografia non c'è nessuna differenza. E il tuo cervello pensa erroneamente che la ruota sia ferma. Ci vuole una frequenza maggiore, il tuo occhio deve fare non un ventesimo di secondo, ma ogni quarantesimo di secondo la fotografia, e allora si renderà conto. Ebbene, che succede nell'universo, nella coscienza? Che noi, che siamo i creatori dell'universo, cosa che ho scritto e detto ormai dappertutto, abbiamo creato l'universo e l'abbiamo creato con una certa frequenza. O quando lo guardiamo, lo guardiamo con la stessa frequenza con cui l'abbiamo creato. Siamo noi i creatori dell'universo. È per questo che l'universo ci appare. In modo sbagliato, noi lo vediamo in modo sbagliato, in modo olografico. Abbiamo un'idea dell'universo completamente differente perché non riusciamo a vedere i movimenti che le, 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 tutti gli oggetti dell'universo fanno perché a volte ci sembrano fermi, ma in realtà essi hanno già fatto un giro completo. Ehm, che cos'è la mente? La mente è solamente quell'oggetto che noi crediamo che esista. E che abbiamo sempre creduto che c'era, senza pensare che la mente è una immagine di sovrapposizione tra due oggetti, lo spirito e l'anima. Un dito che si muove velocemente, te ti sembra di vedere la fine e l'inizio, e vedi una cosa che fa così, cioè una specie di ventaglio, e quello lo chiami la mente. E te dici: c'è la mente. Mentre non ti accorgi che la mente è solamente una estrusione, una visione. Per chi ha fatto chimica si parla di formule limiti di risonanza del benzene. Il benzene è una molecola che ha due formule limiti di risonanza. Fai conto, ti appare una volta giallo e una volta blu. In rapida rotazione, te vedi verde. Questo è... Il significato della trinità, del numero tre, dell'idea che esista il tre, dove in realtà il tre è semplicemente la somma di due oggetti che sono le formule limiti di risonanza, Shiva e Visnu. E tu in realtà invece di vedere Shiva e Visnu, vedi Brahman, o meglio Brahma, cioè vedi solo la mente. La mente è l'unica cosa che esiste per la maggior parte degli scienziati, che ti dirà anche la mente è il cervello sbagliando una seconda volta, facendo un errore nell'errore. Perché? Perché il cervello è un pezzo di carne, quindi è una scheda di computer. Io muovo questo dito. Chi gliel'ha detto a questo dito di muoversi? Il cervello. Benissimo. E il cervello che è un pezzo di carne, l'ordine da chi cazzo l'ha avuto? È la mente che ha coscienza e consapevolezza di sé, ma la mente è un surrogato, una somma di due cose, che sono la parte femminile e la parte maschile del sé. A volte noi non sappiamo far parlare tra di loro. Per questo, la mente è quel qualcosa che a noi ci sembra dall'esterno, quel qualcosa che permette alla parte femminile, alla parte maschile, alla parte animica, alla parte spirituale, alla parte che è, è, è immaginaria, alla parte scientifica, la razionalità di mettersi insieme. Alla parte sciamanica e alla parte scientistica di mettersi insieme e di costruire quello che era l'uomo di una volta, che si chiamava il mago, colui che se ne fotteva della religione e della scienza perché erano tutte e due le cose insieme. Esatto, esatto. E lì è stato promosso. Sì, no. Eh, vediamo, ricapitolando, si potrebbe quindi affermare che noi siamo il prodotto dell'uno? Che essendo uno c'è cioè, il tutto a un certo punto, passatemi i tempi, che coglioni essere da soli no? cioè do dovrà prendere coscienza in qualche modo. Di, cioè, mh, sì, sì, è perché... molto banale, lo no, 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 in maniera no, molto certo, banale. Certo, certo. C'è cioè, un discorso invece importante: la coscienza che è uno conosce tutto, l'unica cosa che non sa e che cosa vuol dire essere due? Non lo sa. Esatto. L'hai spiegato bene, bene nei tuoi libri. Esatto. In questo contesto, la coscienza si divide in due perché è l'unica cosa che può fare una cosa sola. Ma perché si è divisa in due? La domanda è fuori luogo. Perché nell'istante in cui la coscienza si divide, non si pone nessuna domanda. È veramente successo? Se no, non saremmo qui a parlarne la coscienza sarebbe rimasta eternamente cretina invece è successo qualcosa un caso probabilmente sì non un bisogno della coscienza forse ma la coscienza non ha bisogni perché nella sua stupidità in quel contesto particolare la coscienza non ha bisogno di andare a scuola perché pensa di sapere tutto non ha la consapevolezza di non sapere una cosa. Quindi il fatto che la coscienza si sia divisa in due e che poi sia, nata il, si sia nato il, il mito di, del diavolo e di Dio, di Shiva e di Vishnu, eh, eh, questa cosa è accaduta per caso sostanzialmente. Perché doveva accadere? Perché era l'unica cosa che poteva accadere. È una sorta di mutazione, Corrado. Nell'istante in cui uno dei due pezzi guarda l'altro pezzo, ecco che nascono le due cose che creano il mondo, le due cose che mandano avanti il mondo. Uno, l'istinto di colpa. Ti sei staccato da me, è colpa tua. Uno. Dall'altra parte, no, io non c'entro niente. E questo è l'aspetto del femminile e del maschile nella nostra società. Sostanzialmente noi viviamo in una società maschile in cui sostanzialmente il maschio comanda, non vuole farsi mettere i piedi sopra la testa dal femminile, ma ha bisogno del femminile, se no lui muore. Questo è nel mito, è il mito che contiene questa informazione. Pensate, gli dei nel mito che si, ha, si innamorano del terrestre, dell'umano, e l'unico modo per continuare a capire e comprendere è rinunciare ad essere dei, rinunciare all'immortalità, che è un'immortalità finta venire qui e fare l'esperienza della morte. Che cos'è che vince? L'amore. L'amore è quella cosa che ti fa capire che non devi rimanere attaccato al bisogno di vivere, devi fare l'esperienza di morire perché attraverso l'esperienza della morte te comprenderai che la morte in questo universo non esiste. Devi rinunciare quindi ai tuoi privilegi. Questo è quello che le caste sociali che comandano il mondo e che si fanno costruire gli impianti di criogenizzazione a casa loro non hanno capito e che credono di potersi mantenere in vita con tutte quelle sostanze chimiche e quelle ehm, 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 operazioni di messe nere con i bimbetti che fanno, perché le fanno quelle cose lì. Quella, quella gente lì è già morta. Hanno paura di morire ma non si rendono conto che sono già morti e quella gente lì altro non è che la massoneria. Lo ripeto per l'ennesima volta perché la gente lo deve capire cosa c'è lì dietro. Ma eh, mentre ti ascoltavo, soprattutto le ultime parole che hai detto. Eh... Torniamo un attimo alla piramide, perché una curiosità che avevo prima è ma per ottenere quello scopo che tu hai delineato nel tuo lavoro, cioè praticamente il ringiovenimento, il prolungamento della vita del faraone o di chiunque fosse, era davvero necessario costruire per questo semplice scopo una struttura così gigantesca? Dunque, siamo 36.000, 40.000 anni fa stiamo lavorando su un gruppo di persone che eh, erano probabilmente abitanti della terra, ma non erano cromagnon, erano dolicocefali, avevano sì. l'H negativo, avevano tutta una serie di genetiche diverse. Questo non perché me lo sto inventando, ma perché la gente lo ha studiato e lo ha pubblicato su lavori scientifici. Ora noi, se vogliamo, facciamone pure finta. No? Di questi lavori, ma questi ci sono e sono stati scritti. Allora, questa è l'ipotesi. Quello che si vede oggi è che questa gentaglia, in realtà, era comandata come burattini dalle specie aliene, come oggi, no? Eh, soprattutto da due specie aliene che erano i figli dei Deva e i figli degli Asura come c'è nel mito, cioè i figli di Shiva e i figli di Visnu, ehm, gli Asura sono i senza corpo e i Deva sono gli esseri di luce, questi che sono senza corpo tutti e due, pilotavano, entravano nel corpo degli esseri umani di quel tempo e agivano per ottenere, allora come oggi, con tecniche differenti, quello che loro volevano ottenere, cioè la mrita. La mrita era il nettare della vita. Loro allora come oggi non volevano morire perché avevano paura di fare l'esperienza della morte. Mentre l'esperienza della morte va fatta, come ho detto prima, perché è importante. E allora eh, non si può dare a un pianeta, a un essere che noi abbiamo eletto a nostro schiavo, cioè i dolci cefali, ai nostri servitori in simbiosi mutualistica con loro, io entro nel loro corpo e io e loro insieme andiamo a ciucciarci l'anima di un povero disgraziato Cromagnon che ha la parte animica. Non posso dare la tecnologia, perché sennò loro noi diventano, diventano eh, te tecnologi e tecnocrati. Chi governa dobbiamo essere sempre noi, coloro che stanno dentro il corpo dei Dolicocefali. E allora che cosa si fa? Si fa in modo di dare al Dolico Cefalo la eh, informazione per cui attraverso le forze della natura tu puoi fare quello che oggi eh, gli alieni fanno prendendoti, portandoti nella loro macchina volante, mettendoti nel cilindro delle coppie, facendo uscire questa copia, facendo le stesse cose che succedeva. No. 36.000 anni fa, con il vento, l'aria, quindi la pietra, l'acqua, il fuoco, gli elementi che avrebbero... E quindi c'era l'importante nel costruire un apparecchio che si sarebbe sviluppato nel modo migliore, il modo più evoluto, l'apparecchio migliore, e alla fine era la, la, la piramide di Khnum Khufu, in cui il protetto da Khnum riviveva, perché non è importante il protetto da CNUM, ma è importante CNUM che stava dentro il protetto da CNUM, che ci teneva tanto che il contenitore suo rivivesse perché sennò CNUM andava a puttane. Ecco, <ride> bene, allora senza tecnologia gli uomini dovevano fare quello che gli alieni volevano. Oggi un patto di scellerata alleanza, oggi. Questo patto di scelerata alleanza non si può più fare così perché c'è la tecnologia e quindi l'alieno usa la tecnologia e in qualche modo ha fatto credere ai nostri governanti che loro sono i discendenti, i discepoli di quella razzaccia col cranio allungato che utilizzava tutto il resto del mondo ai scopi suoi. Quindi ci ritroviamo soggetti che eh, dicono sostanzialmente che il Parlamento europeo, le banche europee sono legati a strani esseri che hanno il cranio allungato e lo scrivono anche, pensate, sul giornale. Alcune persone hanno dichiarato questo, sono state persone a importanti livelli eh, di comando nella struttura dell'Europa unita. Eh, e sono stati poi beffeggiati dagli stessi giornalisti ovviamente mm, e, e però Pulcinella scherzando raccontava la verità e quindi noi ritroviamo in quei racconti una parte della realtà storica che non deve venire fuori e questa realtà storica che non deve venire fuori è manipolata da coloro che oggi credono di essere i grandi sacerdoti della nuova religione tecnologica i cui dei sono gli alieni e questi sacerdoti sono i massoni è stato chiarissimo no, tra l'altro sì, poi c'è stata anche una come si chiamava karen holden qualcosa del genere esattamente ve la ricordate eh? ha raccontato questa storia come la sto raccontando io ma chiaramente è uscita su tutti i giornali perché lei a un certo punto si deve essere stufata delle angherie che probabilmente, in quel contesto, eh, che è il contesto della UE, subiva, eh, e per egoicità ha pensato di dover eh, spiattellare parte di quello che credeva la realtà, perché questa gente poi la realtà non la sa, crede di saperla, ma sono pochi a sapere veramente come funziona tutto il giochino. Eh? Sono pochi quelli che sono stati sulla barchetta della regina Elisabetta. Mm. No, ma se, lei, se non ricordo male, era una funzionaria della Banca Mondiale, neanche della UE, se non ricordo male. Sto assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, ma eh, hai qualche idea sul, sul motivo per cui mi risulta che al palazzo delle Nazioni Unite ci sia una stanza di meditazione? Al cui interno c'è un grosso, una grossa pietra magnetica. Dunque. Che eh, qualcuno associa alla pietra nera della Mecca. Ecco. Sì. Eh, anche questo è un tema interessante. Guardate: no? eh, sì. Ehm, io, quando mi interessavo di eh, oggetti volanti non identificati, ed in particolare mi sono interessato per almeno negli ultimi 25 anni. Di questo tipo di ricerca. Io mi sono interessato dei, dei fenomeni di abduction, cioè di yeah. adduzione, eh, nelle ipnosi regressive che noi facevamo inaspettatamente, perché non mi sarei mai immaginato di trovarmi di fronte a scenari del genere, quello che veniva fuori era a un certo punto che il soggetto adotto raccontava quando era piccolo, ma anche no, di essersi trovato, ricordava, perché prima non se lo ricordava di essersi trovato. In alcune eh, situazioni in cui c'era una messa o qualcosa che appariva una cerimonia eh, non usuale, in cui c'erano gente incappucciata, c'erano eh, cerimonie e rituali strani che avevano a che fare con maschi e femmine nudi, sangue, atti eh, di libidine sessuale e a un certo punto compariva l'alieno e partecipava al giochino. Allora, va compresa una cosa fondamentale: che l'alieno di queste cerimonie se ne può strafottere, l'alieno sa perfettamente che questo è tutto finto, ma l'alieno sa che sta giocando con personaggi che sono completamente rincoglioniti che sono posta i massoni, e questi credono così di potersi ingraziare i nuovi dei tecnologici perché loro avranno un posto di ehm, privilegio di riguardo. Tutto, di riguardo, quando tutto sarà finito. Ecco, tutto sarà finito, poi potremmo fare una puntata su eh, <ride> questo. Quello che succede in realtà è che l'alieno utilizza il rituale il rituale, sapendo che può contare su persone che non sono animiche, perché le persone non animiche hanno, tra le altre cose, la caratteristica di essere rituali. Quindi, non avendo la coscienza della parte animica, ma solo la coscienza di, una, di uno spirito e di una mente, hanno metà coscienza sostanzialmente rispetto a un essere umano normale, a un uomo normale. La mancanza di coscienza eh, rende il soggetto uh, uh, pilotabile e soprattutto categorizzabile, cioè lui, il non animico, non sarà mai un rivoluzionario, non avrà mai un'idea sua, non uh, sarà mai colui che produce un'idea nuova, uh, sarà un copiatore di idee passate, ma soprattutto, siccome non sa chi è, ha bisogno di unirsi in un gruppo in un gruppo in cui si utilizza la coscienza del gruppo, proprio perché lui da solo non ha consapevolezza di sé. In quel contesto, ecco che potrebbero essere un gruppo di metallari, un gruppo di filatelici, un gruppo di massoni, un gruppo di cattolici, un gruppo di quello che vi pare voi, ma un gruppo di militari why not! E e, e, e stanno lì e stanno bene. Un gruppo di preti e stanno bene perché seguono le regole del gruppo. Così sono sicuri eh, di, di essere protetti dal gruppo. Non hanno consapevolezza di sé, hanno la consapevolezza del gruppo. Sono sostanzialmente degli insetti, come degli. Dei, eh, mente alveare. Noi siamo borghi. di Star Trek. La civiltà aliena è costruita così, il lux, quello che noi chiamiamo lux, è un alveare, è fatto di tante piccole lucette che in qualche modo seguono la regola del, del, di chi comanda. E da questo punto di vista è così. Quindi non mi fa specie che all'interno di quella eh, associazione a delinquere che è la... Eh, Unione Europea, ci siano questi personaggi che hanno la necessità di sentirsi, di dovere essere letti a comando per un problema di natura egoica perché un personaggio animico del comando non gliene può strafregà de meno, quindi questo vuol dire che i nostri comandanti sono tutti o la maggior parte sicuramente non animici e quindi possono essere pilotati dall'alieno che li usa come burattini per i loro scopi. In questo contesto mettere su una sceneggiata, che è la sceneggiata della messa nera del rito satanico, loro ci si trovano proprio a bomba e l'alieno li utilizza e pensa, poverini questi esseri qui, come sono cretini perché credono a tutte queste stronzate. Quindi il fatto che all'interno degli edifici dell'Europa unita, ma anche all'interno dei nostri edifici di comando, ci siano templi massonici. Non mi fa affatto scandalo, sicuramente ci sono, visto che noi non sappiamo molto su come i nostri ehm, governanti eh, governano, ma sicuramente in passato sono venute fuori molte illazioni sul fatto che essi siano pedofili, eh, siano, insomma, facciano atti mh, non proprio morali. Ehm, chi ha fatto i servizi militari ha visto e ha accompagnato personaggi eh, di un certo livello eh, in situazioni un po' mh, borderline quindi e siccome dove c'è fumo lo ridico c'è sempre un po' d'arrosto è evidente che non solo i nostri governanti sono i burattini degli alieni ma i nostri governanti sono assolutamente corrotti. Questa è una ragione in più per dire: Sai cosa si fa? Per non saperne né bene né male, togliamoli tutti e rinnoviamo la società, rinnoviamo le leggi, rinnoviamo la democrazia, costruiamo una nuova Italia sulla base di quelle persone che si vogliono veramente impegnare a farlo, visto perché questi anni sono gli anni della rivoluzione coscienziale. Noi abbiamo fatto tutte le rivoluzioni, la rivoluzione della coscienza non l'abbiamo ancora fatta, proviamola, è l'unica che ci è rimasta. Questo dovrebbe essere il vero grande reset, vero? Sì, perché il diavolo fa le pentole e non i coperchi e qualcuno ha pensato di fare un reset che conveniva a lui e noi invece vogliamo fare, già che ci siamo, il reset che ci conviene a noi. <ride> d'accordissimo che è quello forse più universale corrado ma io di tutte le parole che hai detto fino adesso che risuonano tutte dentro di me eh, vorrei aggiungere qualcosa che è la mia esperienza personale io da quando mi sono occupato e te ne ho già parlato di free energy di inventori mm. di ricercatori che in un qualche modo arrivavano a fare scoperte strabilianti o che qualcuno li induceva a fare queste scoperte o a costruire queste invenzioni mi sono fatto una mia idea in questo percorso, che guarda caso, eh, prima tutto, se, vuol, se vogliamo meglio dire, eh, va verso un unico punto, un'unica direzione, sono più strade che ci portano a questo punto, che tu questa sera hai sostenuto, e l'hai sostenuto brillantemente, perché hai fatto un grande riassunto. Io, io, io parto dal presupposto, io mi sono messo a lavoro ad esempio con la cavitazione, la cavitazione cos'è? L'implosione. Ma cos'è l'implosione? E tutto ciò che ci circonda in natura tutto è implosione e l'implosione è vita. E poi, studiando studiando anche la storia più recente, soprattutto quella della seconda guerra mondiale, che ha radicalmente cambiato il mondo: è stata una sorta di piccolo reset, se vogliamo. Durante la seconda guerra mondiale, poco prima, c'erano questi nazisti, c'erano questi fascisti, c'erano questi social socialisti che poi la, eh, sono state cambiate, riformulate le parole, riadattate eh, eh, e ancora oggi continuano a mentire, no? questo vero Di Maia per me, questa è una parte del vero Di Maia. Ma durante la seconda guerra mondiale avevamo due, due percorsi, guarda caso la dualità, una che puntava verso l'esplosione e una che puntava verso l'implosione. Schauberger, grandissimo scienziato, scienziato, in verità era un naturalista. era un boscaiolo che osservando la natura aveva compreso alcuni segreti, diciamo così, segreti che sono di fronte agli occhi di tutti, ma sì, osservare le cose, esatto. E, e ha osservato appunto questo: perché la trota riesce stando ferma a muovere la coda su un torrente impetu impetuoso, muovendo piano la coda, sfruttava la stessa energia che arriva dal, dal torrente. Per superare il torrente o per star ferma, questa è la cavitazione, no? questa è l'implosione. E, e tutto ciò che lui aveva sviluppato anche tecnicamente si, si, svilu si è sviluppato con la implosione. Il, il repulsator e, e varie macchine, anche volanti a forma di disco, eh, sfruttavano questa tecnologia o queste invenzioni osservando la natura. Ma poi l'umanità ha, ha scelto un altro percorso. Ha scelto il percorso di, di Von Braun, dei missili, dell'esplosione, dell'inquinamento, del calore, del calore, di, di tutto ciò che distrugge la natura. Questo l'umanità ha fatto una sua scelta. Quindi noi oggi siamo ancora in questa, ancora questa dualità, ne, siamo nella scelta sbagliata e dobbiamo riportarla nella scelta giusta perché persone importanti, persone coscienziose, persone con coscienza come te in parte probabilmente anche come noi che studiamo e ricerchiamo da anni abbiamo capito che la strada è sbagliata lo stesso Majorana prima di sparire al direttore, al direttore del, del, dell'Università di Napoli aveva detto siamo tutti su una strada sbagliata stiamo perseguendo una strada sbagliata ma guarda caso poco prima aveva incontrato Heisenberg guarda caso Heisenberg è, quel, è quello del principio di indeterminazione e ritorniamo nella dualità, cioè eh, lo stesso Einstein, e tu mi insegni, Corrado, perché l'hai criticato positivamente moltissime volte, eh, ci ha, ha posto di fronte a noi un velo di maia. Ed è una fisica che è completamente sbagliata. Dopo cento anni noi possiamo dire che la, questa fisica è sbagliata, ma andiamo avanti per correzioni, andiamo avanti per aggiustamenti. Andiamo avanti per eh, accettiamo di buon senso e di buon grado pur di non scontrarci, perché poi alla fine c'è lo scontro, se, se vuoi, in ultima in analisi. Ultima... E, e lo stiamo evitando costantemente questo, noi, tutti noi, chi fa parte eh, di, questo, sì. di questo mondo, no? sì, sì. E, um, è pazzesco chiedo... se ci pensi, ma è di fatto la nostra strada. E non abbiamo viene, soluzioni. Io vedete, io vedete mi, mi viene in mente proprio un episodio che è successo. Mi sembra stamattina o ieri mattina al Parlamento. Sapete, il Parlamento ora la Meloni si è eh, insediata da, pochi, da poco tempo, eh, ci sono delle dichiarazioni così eh, di deputati. E, mh, oggi ci sono state due dichiarazioni. Una eh, dell'Avvocato Buongiorno, che era stato il difensore di Andreotti sui processi di mafia, e prima di un altro eh, signore di cui non ricordo il nome, che è stato il giudice che sostanzialmente, o il pubblico ministero, che sostanzialmente accusava invece Andreotti eh, di essere mafioso. Quindi questi due si sono ritrovati in, eh, in Parlamento e ognuno ha sostanzialmente difeso quello che era il suo punto di vista di allora. E quello che mi è da lontano apparso è che non ci fosse un buono, un cattivo, un giusto o un ingiusto, ma mi sono apparsi tutti e due soggetti poco raccomandabili. Perché non, non c'è... Un buono e un cattivo, ma in quel contesto c'era un cattivo e un cattivissimo. L'avvocato Buongiorno che difende un notissimo mafioso che era Andreotti, che appena è morto il giorno dopo hanno detto tutti che era mafioso, anche quelli i suoi compagni di corso, diciamo così, perché prima non lo potevano dire perché avevano paura di essere ammazzati dagli amichetti di Andreotti. E quell'altro che era il giudice che gli andava contro, quindi dice cavolo, questo almeno sarà buono. E che oggi, ehm, essendo legato al, alla corrente del PD, sostanzialmente pur di dire qualcosa contro la Meloni eh, e contro la Buongiorno, fa vedere che eh, di, di, di questo governo è un governo di natura fascista. Cioè, non, quello che si vede è che non ci sono i buoni o i cattivi, ma ci sono persone che strumentalizzano la realtà per i loro scopi. E tutti e due, devo dire la verità, non sono in malafede. Perché non c'è una malafede, c'è semplicemente una ideologia che siccome ti gonfia l'ego ti fa credere di essere dalla parte del, del giusto. La dualità è questa. Oggi noi dobbiamo vivere, toglierci da questo schema, comprendere che sia questo signore che faceva il giudice e le, 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 il pubblico ministero che l'avvocato sono due persone di cui noi non abbiamo più bisogno. Via! Noi abbiamo bisogno di mettere lì dentro le persone del popolo, le persone che siano dei cristalli delle persone che non prendano 17 mila euro al mese ma facciano quel lavoro gratis allora vedrai che lì tutta questa massa di gentaglia non ci vuole più andare lì perché non ci guadagna più l'ego lo vanno a sfogare da un'altra parte e noi cittadini italiani ci riprendiamo l'Italia e piano piano la ricostruiamo dal, 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 dalle fondamenta liberandoci di quei costruttori che hanno costruito l'Italia che erano la massoneria da Garibaldi da lì in giù insomma <tot> voglio dire la dualità ci permette di dire una cosa fondamentale noi la stiamo studiando la dualità abbiamo capito che la dualità è finta noi la creiamo tutti i giorni perché crediamo da creatori, che la dualità debba esistere e quindi questa ci viene addosso, nell'istante in cui noi comprendiamo che la dualità non esiste, che non ci sono i buoni e i cattivi, ma ci sono gli scemi e i coglioni, diciamola così, in senso bonario, allora di questi ne facciamo a meno e noi andiamo avanti con la nostra consapevolezza. Questo è quello che gli italiani potranno fare. Lo vorranno fare? Questo è un altro punto di vista. E il problema manco se pone perché se non lo faranno, se non lo faremo, rimarremo nella merda, situazione allotropica in cui stiamo in questo istante. Se invece lo faremo, abbiamo la probabilità di poterne uscire e per poterne uscire bisogna fare una guerra, ma una guerra che sarà una guerra coscienziale, che si baserà su una... Potentissima arma che gli italiani hanno a disposizione, tutti noi in casa abbiamo quest'arma che è inesauribile. E sapete qual è? Una parola: no, non lo faccio. Fine. Il potere va a puttane Questo è quello che dobbiamo fare. Beh, ci va da un pezzo, se è per quello <ride> eh, eh, solo fisicamente, ma... eh, no, vabbè. Eh... Ha detto delle grandissime parole, Corrado, me l'aspettavo, ed è un po' anche di tempo che, che se lo seguiamo entrambi, lo sai, okay. eh, che ha preso una linea molto molto chiara, non voglio dire dura, ma molto chiara. Eh, ma senza dover per forza sottolineare i problemi che ci sono, perché eh, ne siamo consapevoli tutti che ci sono dei problemi. Eh, il fatto stesso che questa, che questa eh, psicopandemia eh, ci ha evidenziato che. Eh, circa quasi il 90% degli italiani, eh, o senza anima, o non ha coglioni, o eh, è comunque preda e, e, e schiava eh, di, di un sistema che è stato costruito negli ultimi 2000 anni. Correggimi se sbaglio, Corrado. E, e, e proprio perché siamo, siamo così anziani: no? abbiamo una storia che possiamo rivendicare in tutto il pianeta Terra degli ultimi 2000 anni, probabilmente l'Italia che dovrebbe. Eh, dovrebbe nascere qualcosa di nuovo e non tanto rivoluzionario nel senso stretto della parola, ma rivoluzionario nel senso di eh, sociale, nel senso di umano, nel senso di eh, unico e non duale. Perché se riporto, se, se ho capito bene le tue parole, ma le avevo già interpretate probabilmente anche prima, eh, la, la, la strada è una, non, è, non sono due la, 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 la sì, nostra sì, anima sì, sì. È, è una sola eh, sì. non, non può avere dualità no? Sì, certo, noi crediamo erroneamente che le strade siano due, mentre in realtà la strada è una sola. Questo è un concetto fondamentale. Per esempio, nella situazione attuale, noi potremmo Pensare di poter fare il tifo o per Biden o per Putin. No, è un'idea, un, un esempio. E facciamo un errore fondamentale perché mh, mh, noi dobbiamo fare il tifo per noi stessi, non per gli americani o per i russi, per gli italiani. No? E questo ti rende, ti fa, ti, ti fa comprendere come gli italiani hanno una mancanza di consapevolezza, cioè gli manca la consapevolezza che loro sono su questo pianeta sicuramente una delle popolazioni più importanti, più forti del mondo come struttura, come luogo, come coscienza, come storia. Che faccio? Paragono la storia inglese o la storia americana alla storia nostra? L'università di Pisa ha quasi 670 anni di vita. Oxford ce n'ha 145. Che mi frega a me di Oxford? Capisci a me? Ecco, ora una volta ho visto uno Quella studio... Quella di Padova è più vecchia. Eh? Un, beh, ovviamente, ancora più vecchia. Quindi noi abbiamo... Una volta c'era uno studente che era venuto a fare il giocatore di rugby in Italia che faceva il, eh, lo straniero nella squadra di rugby non so dove. E mi fece lui si era laureato in America in Storia e mi fa vedere il suo libro di storia: Storia dell'America. Sarà laureato in storia dell'America 25 pagine. Capisci a me? Che ce ne facciamo noi di una cultura della McDonald's? Che cazzo ce ne frega a noi di questa cosa qui? La cultura è una cultura mediterranea. Noi siamo. I depositari della cultura del Mediterraneo, quella vera egizia e la nostra cultura che prima era mesopotamica e ancora prima in, della Valle dell'Indo, cioè del Pakistan. Cioè, come si fa a non capire questo? Come si fa a non insegnare queste cose nella scuola? Come si fa ad aver trasformato la migliore scuola elementare del mondo in un covo di deficienti? E ve lo dico perché io ho insegnato per 35 anni nell'università italiana, forse 40 se non mi ricordo male, nell'università italiana, e ho insegnato anche alle scuole elementari, pensate, vedendo più di 750 maestri a cui ho insegnato nella mia vita il modulo di scienze. E mi ero reso conto che i maestri italiani non sapevano un cazzo già allora. Quando te chiedevi a un maestro italiano un pezzo di legno, va a galla o, o affonda nel mare? E tutti dicevano un pezzo di legno sta a galla, un pezzo di legno con un buco che lo passa da parte a parte, sta a galla o va a fondo? E l'85% dicevano che il pezzo di legno andava a fondo. Un, una, 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 un, un pezzo di ferro va a fondo o no? Sì, tutti a dire un pezzo di ferro, ferro va a fondo, allora le navi, che sono di ferro come mai stanno a galla e loro non sapevano rispondere questi erano i maestri italiani allora figurati ora figurati ora che questi sono i nipoti del 68 il 68 altro che covid il 68 ha distrutto quei pochi neuroni che avevamo in italia creando delle, delle abnormità come il movimento femminista la femmina che voleva essere uguale all'uomo e che è riuscita a ottenere finalmente di fare anche lei il militare, ma si può essere più scemi di così. Bella ah, ricostruzione. Va bene, ragazzi, io direi che ormai siamo intorno all'ora e mezza. Direi che per stasera abbiamo dato. Corrado. Qualche domanda dei, dei ragazzi che ci seguono, che ce n'è qualcuna molto interessante? Ce, ce ne sono unitario, troppe, vai. ce ne sono troppe. So, era, stasera le, si, ero, sono, ero. si sono eccitati. no è Poi, che, poi del... ce ne sono alcune a cui a Corrado li ho visto che gliele fanno ogni santa volta che no, no, può no, fare no, di qua no, se per le stesse domande. Ma Lascia Corrado perché. ma gli alieni sono anche buoni? Eh, cioè, vabbè, lasciamo eh, per. ah, era. Ecco. perché la non speranza non è, è l'ultima a morire, è tutto lì. Certo, Vabbè, no. certo. Perché qualcuno giustamente, cioè io non sto, con, non sto prendendo adesso in giro, capisco, ma qualcuno appunto nella chat dice: fategli questa domanda perché mi sembra di aver capito che ha riveduto alcune delle sue posizioni. Sì, proprio di no. Non, non penso. Eh... No, no, la posizione è molto semplice. Una volta io credevo che gli alieni fossero cattivi, certo? Sì. Ora credo che gli alieni sono alieni, cioè. Cosa Ehi, fai? Di Mario Draghi e, gli, e vedi che è cattivo. Mario Draghi non è cattivo, è scemo. Questa è una rivisitazione della realtà. Però, sia che Mario Draghi sia cattivo, sia che sia scemo, è meglio starci alla lontana di questi personaggi, perché la stupidità ha una definizione precisa. L'alieno è sostanzialmente stupido. Che cos'è la stupidità? Lo stupido è colui che fa del male a te non avendo per lui nessun vantaggio. chiaro di così Vabbè, senti Andrea io così. non riesco a scegliere qua, ci sono 300.000 commenti, Va, vatti a pescare una domanda intelligente qui in mezzo vi chiederebbe esempio, troppo tempo e... Caria sono due scorreggioni allora, ma secondo me posso rispondere io, è appena uscita questa domanda, eh, probabilmente Buongiovanni lo è sicuramente Caria purtroppo eh, deve cominciare a mettere alcuni errori, cosa che non farà probabilmente mai Your words, con non mine, don't worry. Be happy, Corrado. Noi ti ringraziamo di cuore per averci regalato il tuo tempo con noi, in buona o cattiva compagnia, comunque, dai, speriamo Scusatemi. che non vi distruggano il canale per quello che ho detto. Spero di aver usato termini non troppo sconvolgenti. Corrado, eh, la tua schiettezza per me. Mi hanno bloccato importante. due volte, sì, c'era la diretta. Eh. Mm. Sono stato bloccato due volte, ma probabilmente era la linea qua, il campo nella mia zona. Stanno, in questi ultimi giorni hanno, hanno, hanno devastato qualche, qualche cavo sottomarino e c'è veramente un deficit a livello internet. L'ho visto, l'ho verificato. Mm. E in questi giorni qui nella mia zona è veramente veramente messa male internet. Per cui ho avuto due blocchi, ma non, non penso siano stati voluti, anche perché stavi parlando tu, non stavo parlando io. Quindi eh, mi Poi, dispiace, mi, mi scuso con tutti, ho visto che sono sparito. Anzi, ho consapevole di essere sparito. Prado, io ti ringrazio con tutto il cuore perché eh, è sempre un grande piacere stare con te e ti ringrazio anche per la pazienza che hai in questi giorni che ti stiamo un po' disturbando, tra virgolette, nel senso è un brainstorming, mettiamola così, dai. Sì, è un brainstorming. Stanno venendo fuori, penso, delle cose buone, eh, perché c'è sempre del buono, eh, soprattutto quando c'è la buona volontà nel, nel volersi proporre. E vabbè, sto parlando in, a livello misterioso per, di, per chi ci ascolta. E, comunque con Corrado stiamo portando avanti delle cose, cose molto interessanti che riguardano quello che già sta facendo e che probabilmente in futuro... Uh, migliorerà e uh, approfondirà e, e, ci, e, e, ci, e ci sarà foriero di nuove sorprese e ce lo auguriamo tutti. Perché, certo. in una tua recente intervista ti ho sentito dire che forse ti bloccheranno, in qualche modo. Ti, eh, io, io penso di no, sai, sono, sono positivo in questo. Sì, sì, io penso di avermi, insomma, ho cercato di fare le cose in modo tale che questa cosa non accada, o comunque, se accade, accadrà con grande difficoltà. E uh, colgo, colgo così, poi mi cheto l'occasione di dire anche che non vi fidate di quello che dico io. Io dico quello che penso e che vedo dal mio certo, punto di vista. Certo. ma Questo non vuol dire che io abbia ragione, quindi pensate sempre con la vostra testa. Bravo, bravo. Tu non hai, come nessuno di noi ha, la verità rivelata, appunto. Noi siamo, cerchiamo, anche in queste occasioni, cerchiamo di stimolare, di far domande nuove. O tutto qua, questo è quello, il nostro scopo ed anche il tuo, suppongo, Corrado. Comunque, ragazzi, lunga vita e prosperità. Corrado, grazie. Andrea, ci sentiamo. Buona serata e buona notte a tutti. Alla rimani prossima. Rimani un minuto, Corrado. Rimani un minuto.